caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Sporting e Real Madrid. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Eccoci pronti ad ascoltare l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Cerca la profondità e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Arriva Bale. Passaggio in avanti. Modric. Marcelo. Casemiro. Modric. Cerca spazio. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti, la partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Cristiano Ronaldo se l'è bevuto. Ottimo disimpegno, fondamentale. Daniel Carvajal. Marcelo.
Casemiro. Prova la giocata nello spazio. Attenzione al tiro. Azione fallosa, nessun dubbio. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sempre infortunato. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Prova a verticalizzare. Cristiano Ronaldo. E passa! Sarebbe andato in porta, il difensore però ha trovato il tempo giusto, bel duello. Il portiere la calcia lontano. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vuole la profondità. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Non ha dubbi, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Beh, c'era da aspettarselo. L'arbitro l'aveva già avvertito. L'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione. Fallo, nessun dubbio. Brutto l'intervento. Adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Al volo, non trova la porta. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Ci mette il piede e con questo il pallone. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Questa era l'ultima azione del primo tempo, tutti a prendere un peccato. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Il secondo tempo è cominciato. Il Real Madrid è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Che peccato, si era mosso bene per trovare la posizione da cui tirare, ma non è riuscito a buttarla dentro. Thank you.
Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Pallone morbido verso la fascia. William Carvalho prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova la giocata nello spazio. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Mi sembra che stiano puntando su vie esterne adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo. Puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. C'è fallo. Spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Perfetta la parata. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. C'è il colpo di testa! Ottimo disimpegno, la spazza via. Schelotto riconquista la palla. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Respinta della difesa. Bella palla, ad allargare il gioco. Tocco preciso. Stanno marcando a uomo. Ha avuto troppe occasioni a disposizione, devono per forza fare qualcosa per frenarlo. Prova il filtrante, si libera la grande. Prova a saltare il centrocampo. Bella apertura. Bale. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Pallone alto nello spazio. Se la cava la difesa, allontana la palla. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo.
decide di sfruttare la fascia. Cerca lo spunto. Pericolo. Sergio Ramos con il lancio in avanti. Cerca la profondità sulla fascia. Comprensibile, sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Pallone in aria, colpo di testa, ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Toni Kroos la mette sulla fascia. Addirittura secondi e sarà finita. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. C'è la palla lunga in avanti. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti.